Il sale caldo è un rimedio semplicissimo, tutti quanti abbiamo a casa del sale, bisogna avere però del sale non di roccia, ma del sale marino, del sale dell'Himalaya. Prendiamo, secondo la parte che dobbiamo coinvolgere, diciamo un pugno, due pugni, tre pugni, dipende dove dobbiamo mettere questo sale, su una padella di quelle che non attaccano, si mettono sul fuoco, si fa fumare. Appena vedete il fumo, tirate via il sale, lo mettete su un panno, un canovaccio, non è necessariamente necessario della lana, può essere anche un canovaccio da cucina, una spugna, l'importante è che passi il calore. Dopodiché avete preparato questo tampone può essere utilizzato per varie situazioni. Diciamo che le primarie sono quelle della sinusite, perciò porre questo tampone sulla fronte fino a che si fredda in modo tale che stacca il muco e aiuta perciò la fuoriuscita del muco dal naso o dalla gola. Utilizzarlo per bronchiti e per problematiche perciò ai polmoni e ai bronchi, un tampone abbastanza più grande ovviamente di quello che avete usato sulla fronte. Fino a che si fredda, sia davanti che dietro, e questo aiuta a staccare e a fluidificare il catarro, si può utilizzare per dolori lombari, ma anche per esempio per problematiche mestruali, dolori di contrazione, perciò si fa un cuscinetto un pochettino più ampio di sale caldo e si pone sulla parte lombare. Aiuta tantissimo i dolori mestruali, ma aiuta tantissimo le problematiche renali. Perché? Perché questo sale che rilascia calore piano piano fa rilassare la muscolatura. Stessa cosa si fa per la cervicale, perciò per tutti i dolori sia delle spalle che del collo, fare dei collarini di sale caldo fino a che non si fredda aiuta proprio a rilassare. È un uso molto antico e si può fare anche tutti i giorni, se ne ha un beneficio evidente, si può usare anche per i bambini piccoli. Diciamo che il sale che avete usato per un impacco lo potete usare di nuovo per l'impacco non più di 2 o 3 volte, non, ovviamente non utilizzatelo per mangiare.